Buongiorno amici, quanti tutorial trovate sui canali, su YouTube, sui social per imparare a fare le cose? Sono tutorial fondamentali che ci aiutano, che vi possono aiutare ad imparare tante cose. Pensate alla marea di canali di tecnologia. Mi sembra talvolta di trovarmi di fronte a persone che mi vogliono insegnare e questa è una gran bella cosa, ma io continuo a domandarmi: è possibile che l'insegnamento si riduca a questo? Qualcuno mi insegna qualcosa? O piuttosto l'insegnamento riguarda qualcosa di più profondo, il significato di quella cosa? In questi tempi, in questi mesi, credo di avere maturato proprio questa convinzione, della quale stamattina vorrei dirvi una cosa molto velocemente. È fondamentale sicuramente imparare le cose, ma ancora più importante è imparare il significato delle cose. E questo riguarda a maggior ragione la tecnologia, quella tecnologia che usiamo quotidianamente e della quale molto spesso noi non comprendiamo pienamente il significato. Viviamo in tempi molto particolari, qualcuno ha parlato anche di grande reset. Io sono del parere che questo grande reset non abbia soprattutto il significato appunto di resettare tutto quanto, di dimenticarsi del passato, ma ritengo che la tecnologia che abbiamo, ovviamente, come sempre accade nei momenti in cui la tecnologia dirompente arriva, ci porterà sicuramente a qualcosa di molto diverso. Certo, dovremmo attentamente riflettere e quindi questo uso della tecnologia non è sufficiente. Dobbiamo imparare a comprendere come la tecnologia non sia soltanto uno strumento, ma sia qualcosa che ci cambia intimamente. Forse questa è la grande lezione di Martin Heidegger. Martin Heidegger diceva sostanzialmente questo quando rifletteva sulla tecnologia, che la filosofia della modernità, anzi la metafisica della modernità, aveva proprio questa come caratteristica fondamentale. Usava la tecnica, ma ne aveva perduto il significato. Credo che sia fondamentale che anche gli YouTuber non soltanto facciano dei tutorial per spiegare le tecnologie come vanno usate, ma penso invece che sia una grande responsabilità da parte degli YouTuber quella di imprimere un significato alla tecnologia, di toccare la corda del significato delle tecnologie.